Sì, è stata una partita bloccata a livello tecnico, non abbiamo fatto una grossa partita magari a livello di palleggio, però il derby sono un po' tutti così, dovevamo mettere in campo il temperamento, la cattiveria, la ferocia, la fame e penso che alla fine l'abbiamo pagata anche perché rispetto a loro secondo me abbiamo gestito delle situazioni con maggiore tranquillità e serenità. Sì, assolutamente, la società ha cambiato quasi tutte le pedine che aveva da inizio anno e sono arrivati tutti i giocatori affamati e con voglia di riscatto. E quindi è tutto più facile, allenarsi con intensità, andare in campo con più voglia degli avversari. Adesso siamo alla terza vittoria consecutiva, teniamo i piedi per terra, magari a gennaio nessuno pensava che il Catanzaro avesse potuto vincere 3 partite consecutive. Adesso penso che quando ci affronteranno ci guarderanno con un altro occhio. Quanto manca per arrivare all'Atalanta? Penso ancora qualche partita, da non la prossima, l'altra ancora, penso di stare al 100%.